Buona serata a tutti, rieccoci qui in trasmissione con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda alle ore 19. Seconda parte, riprendiamo la lettura dei fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria dal paganesimo politeista. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. C'è una sola telefonata a cui io volevo rispondere che ho ricevuto oggi, da quale mi critica sul tipo, le modalità del linguaggio col quale mi esprimo. È vero, cioè io uso un linguaggio abbastanza duro, cioè nel senso che è abbastanza totalizzante e che rispetto a certi fatti che sono espressi, il linguaggio, diciamo così, esprime delle cose più estreme, cioè rispetto a dei fatti che apparentemente sono piccoli e circoscritti, il mio linguaggio dà una valenza molto maggiore, cioè dà una valenza come se fosse catastrofica. E in realtà è vero questo, cioè io ho questa abitudine, però io ho questa abitudine perché? Perché l'individuo che vive quel fatto, quell'avvenimento, quella situazione coercitiva è la situazione assoluta che sta vivendo, cioè il bambino che viene massacrato a scuola, che viene picchiato a scuola, che viene umiliato a scuola, che ritiene di subire un torto per cui magari dopo si suicida o comunque si ritiene offeso, ha la valenza dell'energia vitale, la valenza della personalità che è uguale alle stesse persone che subiscono una strage, cioè in fondo la forza che esprime i due comportamenti è esattamente la stessa. Si esprime in situazioni diverse o con soggetti diversi. Però l'esprimersi della forza, l'esprimersi della tensione è uguale. Per questo vivere la situazione del bambino umiliato o della persona o dell'adulto umiliato da uno più forte che tende a distruggere le sue determinazioni e vivere la strage, vivere una serie di cose, la forza che le spinge, la forza che io percepisco nel spingere questo è uguale. E io attraverso questa radio non è semplicemente che dia un messaggio culturale, perché la mia cultura non è tale da poter dare un messaggio culturale diciamo così, di tipo universitario, di tipo scolastico o di altro tipo. Io do il messaggio umano, cioè do il messaggio della tensione della vita, della tensione dell'umanità verso le proprie trasformazioni. Per cui il linguaggio che io uso è un linguaggio soggettivo che tende ad esprimere una forza, una determinazione con cui la vita tenta di espandersi. Pertanto il mio linguaggio, anche il mio indignarmi, il mio essere deciso rispetto a delle cose che tutto sommato sono abbastanza secondarie rispetto ad altre che sono magari più micidiali o che possono apparire più micidiali, non è dovuto alla rappresentazione della scena, alla rappresentazione del fatto, ma come l'energia, come la vita in quel fatto si sente. Cioè io esprimo le tensioni della vita. Dopodiché, chiaramente, ognuno ha il diritto di dire sei estremo in quello che dici, è un linguaggio tagliente, è un linguaggio che addirittura sembra andare oltre il fatto, oltre la cosa, perché se il fatto è piccolo, e dopo esiste un fatto più grande che devi ancora definire, oppure un fatto più grande ancora, che non hai più termini, non hai più aggettivi, non hai più nomi per definire fatti sempre più atroci. Io uso il termine atroce, che sarebbe nel linguaggio per definire la cosa peggiore che può succedere, però se c'è un fatto ancora più atroce di questo, non hai più i termini, non hai più il linguaggio sufficiente per andarlo a definire. Ma io non mi riferisco al fatto in se stesso, mi riferisco alla vibrazione della vita, a come la vita tenta di espandersi e come la vita viene repressa in quel momento da una situazione. E questo va al di là
che il fatto sia giuridicamente, usiamo questo termine, giuridicamente piccolo, cioè irrilevante, tipo l'umiliazione che il bambino riceve a scuola o le umiliazioni sistematiche o una operazione di mobbing, sì, cioè qualcosa che umilia la persona con una strage, con una distruzione molto più grossa. I fatti vengono rappresentati giuridicamente in maniera diversa, ma la tensione della vita è uguale sia nel virus che nell'universo intero. Cioè questo vorrei riuscire a far capire. Cioè quando viene umiliata la vita, che venga umiliata in un battere, che venga umiliata negli esseri umani, che venga umiliata nell'albero, che venga umiliata nell'universo, la tensione che esprime, l'atrocità che esprime, cioè il suo stridere, il suo voler spaccare tutto, il suo voler dilatarsi, è uguale, cioè è uguale in qualsiasi essere, in qualsiasi situazione venga creata, sia che sia piccola, cioè la semplice umiliazione, o che sia la grande strage. Non so che non riesco a far comprendere questo, però quello che io voglio far comprendere è che il mio linguaggio non definisce l'episodio in se stesso, ma va a definire quello che è l'espressione della vita all'interno dell'episodio. Questo è, so che è fatica, però se qualcuno mi ha seguito per alcuni anni che sto trasmettendo per radio, ha compreso questo, cioè che non è tanto l'episodio in sé. Cioè, io posso anche essere indifferente davanti a una strage di centinaia di persone, cioè non me ne frega niente. Cioè, le persone che sono in ginocchio, messe in ginocchio dalla Chiesa Cattolica, sono persone che non avranno nessun futuro oltre la morte del corpo fisico e alla vita non dicono niente. Mentre invece la semplice umiliazione di un bambino, cioè la semplice umiliazione della vita, l'impedimento alla vita di espandersi, è infinitamente più atroce. Perché dico che centinaia di persone in ginocchio non dicono niente? Perché loro hanno già rinunciato a espandere se stesse, hanno già rinunciato alle proprie determinazioni, hanno accettato la promessa del Dio Padrone, alle quale gli ha promesso la resurrezione della carne, gli ha promesso le varie cose. E rispetto alla vita, queste, vabbè, esistono come persone, cioè nel senso che mangiano, dormono, si muovono, ma in realtà sono già dei cadaveri ambulanti, cioè il cattolicesimo, la religione rivelata, li ha ridotti a cadaveri ambulanti. Lo so che dal punto di vista umano hanno sentimenti, hanno bisogni, hanno tensioni, però spesso i loro sentimenti, i loro bisogni, le loro tensioni va a giustificare l'umiliazione di chi non si può difendere. È l'ignoranza che blocca lo sviluppo della scienza o sblocca lo sviluppo della conoscenza. Perché l'ignoranza va a dire un altro, ma tu, ma chi ti credi di essere? Ma tu che cavolo vuoi? Cioè, per cui l'ignoranza, quando diventa modo di essere delle persone, modo di rappresentazione delle persone, va a distruggere la vita, va a distruggere la vita che si espande. Per cui posso essere assolutamente indifferente davanti a delle stragi e nello stesso tempo posso indignarmi a sangue per l'umiliazione di una sola persona, oppure viceversa, oppure posso essere indifferente davanti a una persona e invece incazzarmi per stragi. Cioè, quello che io metto l'accento non è l'azione in sé, non è l'azione che mi viene rappresentata, ma è l'effetto che ha la vita, la tensione che ha la vita all'interno di quell'azione. È ovvio che qualcuno mi dice, ma tu chi ti credi di essere per decidere in questi termini? Bene, io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo, e questa è la mia tensione di vita. Per cui se vi piace o non vi piace questo. Dopodiché che il mio linguaggio a volte sia eccessivo rispetto a certe situazioni, effettivamente va a definire delle cose che per me sono eccessive, mentre non lo sono per l'ascoltatore. Questo appartiene allo specifico sentire, al modo specifico di rapportarsi. Esistono delle cose piccole che sono importantissime, esistono delle cose grandi che in realtà sono non così importanti per la vita. Magari sono importanti a livello politico, sono importanti a livello sociale, a livello religioso, cioè, ma per la vita non sono importanti. Allora, se qualcuno mi dice, ma io come faccio a sapere che tu rappresenti le tensioni della vita? Beh, questi sono affari vostri, cioè questa conoscenza non ve la do io. Io vi do una rappresentazione della vita, vi do un sentire e vi do delle cose che sono mie. Il resto sta a voi scegliere cosa prendere da me. Io non chiedo a nessuno di accettare quello che dico io, assolutamente. E vi ricordo che
è il mio essere apprendista stregone che mi porta a fare questo e che mi porta anche a usare questo linguaggio, che potrei tranquillamente migliorarlo, essere, diventare più furbo, eccetera. È una questione di tecnica, insomma, di autodisciplina. Come si impara il sognare, così si imparano anche queste cose. Esistono scuole che ti insegnano come recitare bene una frase davanti alla telecamera, oppure come essere compito quando sei invece furioso. Esistono delle tecniche bellissime. In stregoneria abbiamo la follia controllata, che è una tecnica con cui rappresentiamo delle cose, però vabbè, scegliete voi quello che volete. Vabbè, detto questo, che ho tentato di spiegare delle cose e che non è detto che voi accettiate le mie spiegazioni, perché nessuno è obbligato ad ascoltarle, cominciamo con la lettura dei fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria del paganesimo politeista. Questo fu un convegno tenuto dal Giornale di Misteri a San Marino dal 16 al 18 maggio del 1997 e che parlava di tutti quelli che sono i fenomeni di premorte, le premonizioni, le NDE, che si rappresentano nelle persone in stato di coma. E ci fu un'analisi di tutta una serie di personaggi che vennero e fra le altre cose, purtroppo anche i terroristi del CRIS, del CIS, dell'ARIS, del CICAP, eccetera, hanno i loro spazi, mentre non hanno gli spazi le altre persone, possono sparare le loro cazzate. E una di queste persone è appunto Morganti, un psicologo che lavora col CRIS, cioè con Biffi, col terrorista Biffi. Terrorista Biffi, visto, qualcuno dice, ma come questo linguaggio qua, terrorista? È terrorista, purtroppo. Chi terrorizza è un terrorista, mi spiace, esattamente come chi adora il macellaio di Sodoma e Gomorra è un assassino. Non faccio io le leggi determinano delle letture di quelli che sono i comportamenti. Che poi la legge non condanni un assassino, perché per condannare un assassino occorre delle cose diverse dalla legge, questo è un altro discorso. Bene, di questo Morganti siamo arrivati a circa metà del suo discorso e vi ricordo che nella prima parte di questo libro vengono analizzati, criticandoli, ogni intervento che viene fatto. Allora, abbiamo già parlato dell'intervento che ha fatto Morris, abbiamo parlato dell'intervento che è il docente della cattedra di parapsicologia di Edimburgo. Abbiamo parlato di Rossin, che è un psicologo della psicosintesi educativa. Abbiamo parlato cosa ha detto un parapsicologo, Giorgio Di Simone. E siamo arrivati a Morganti. Eravamo già arrivati a metà e continuiamo il discorso. Per cui chi ha perso la prima metà chiaramente troverà il discorso un po' meno matto. Le esperienze di alterazione della percezione sono parte della vita, sono parte della costruzione della vita, questo lo affermo io, naturalmente non lui, e il loro manifestarsi, come del resto la manifestazione dell'individuo nella quotidianità, altro non è che l'espressione della costruzione del corpo luminoso. Se vogliamo, altro non è che manifestazione di costruzione della struttura psichica dell'individuo, sia in relazione all'oggettività in cui vive, sia dai presupposti dai quali è iniziato quella costruzione. La religiosità dell'individuo deve essere intesa come parte del suo vivere, non può essere intesa come totalità del suo vivere, viene intesa come elemento totalizzante del vivere di un individuo. Quando questa si appropria dell'individuo attraverso un processo di distruzione del suo divenire, la religione che risolve nei suoi dogmi l'esistenza della persona. L'attività umana, quando è coerente con i bisogni e le aspirazioni dell'individuo, porta a sviluppare l'individuo costruendo il suo corpo luminoso. La costruzione del corpo luminoso non è necessariamente attività cosciente e consapevole dell'individuo. Nella misura in cui un essere umano esercita la propria volontà e le proprie determinazioni nell'ambito del quotidiano, rifiutando sia di assoggettare che di assoggettarsi, riesce sempre a sviluppare il proprio corpo luminoso. Di questo sviluppo è facile rendersene conto in esperienza NDE. Insieme a questo c'è l'individuo religioso che pratica la vita come ricerca dello sviluppo del proprio essere divino in relazione col divino circostante. Questo individuo, a differenza dell'individuo precedente, è cosciente di quanto cresce in lui, è cosciente che la percezione alterata è un modo attraverso il quale il divino che cresce cerca di presentarsi e rendersi cosciente alla ragione.
Mentre nell'individuo precedente la crescita dell'essere luminoso si esprime nella ragione, nella forza dei propositi, nella logica e nei sentimenti con cui agisce nel quotidiano, nel secondo si aggiunge quella follia che diventa motore di trasformazione sociale quando riesce ad esprimersi con una coerenza sufficiente per farsi accettare dalla ragione. Nella vita intesa come costruzione del divino che emerge, le esperienze NDE sono parte espressiva in situazioni particolari. Ad esprimersi non sono il corpo e la sua mente, ma quanto l'individuo ha costruito nel corso della sua esistenza. Di tutto questo Morganti ha paura. Se la religiosità dell'individuo è costruzione del proprio divenire, l'assoggettamento proposto dal pazzo di Nazareth, dal macellaio di Sodoma e Gomorra, dai criminali che lui chiama padre della Chiesa, altro non sono che vie distruttive alle quali inchiodare l'essere umano. Tutto il fare criminale con cui le chiese cristiane e quella cattolica in particolare hanno fondato, sviluppato e imposto la dottrina all'intento preciso di distruggere il divenire degli esseri umani. Il fare della Chiesa cattolica come distruzione del fare umano. Morganti riafferma il suo discorso citando un episodio in cui Buddha dà della puttana ad Anande che durante la meditazione stava levitando. Morganti cita questo episodio affermando come lo sviluppo psichico sia una cosa diversa da quello spirituale. Questo non è vero. Per Morganti la vita religiosa è un processo di assoggettamento ad una verità espressa dal suo Dio. Per lui la spiritualità consiste in un processo attraverso il quale l'individuo soggettiva la verità divina di cui la Chiesa Cattolica è portatrice. Questo per Morganti è l'attività spirituale. Nell'episodio citato non può vedere diversamente. Invece, in questo specifico episodio, Buddha viene citato in quanto si vuole affermare che raggiunto uno stadio di costruzione psichica, come Ananda che lo manifesta levitando, non deve bloccare lo sviluppo dell'individuo in quanto esistono altre vie e altri livelli da percorrere e da raggiungere. Manifestarne uno significa fermarsi in quello stadio. Lo sconosciuto è sempre maggiore del conosciuto e nessuno può adagiarsi nello sviluppo psichico raggiunto. È necessario andare oltre. La manifestazione di Ananda era la fine della sua ricerca. Buddha lo esortava a continuare a cercare. Questo Morganti non lo può capire. Egli è creato ad immagine e somiglianza del suo Dio. Lo sconosciuto per lui non esiste, non deve esistere. A lui non interessa costruire o modificarsi. Egli si ritiene perfetto, esattamente come il pazzo di Nazareth, che ignorante di tutto, spacciava se stesso come la sapienza. Per affrontare le esperienze di premorte, secondo Morganti, è necessario liberare l'interpretazione da uno spiritualismo New Age. È mio avviso che il principale ha priorità sul secondario. Il condizionamento attraverso il quale si affronta il problema della premorte deve essere liberato dal condizionamento educazionale cristiano-cattolico, di cui la New Age si appropria di elementi. Liberarsi dal condizionamento educazionale cattolico non significa probabilmente liberare la percezione, ma significa ampliare la percezione, spostarla più avanti. In altre parole, significa avvicinare la descrizione soggettiva all'oggetto percepito. Per Morganti il problema non è liberare la percezione o ampliare la sua descrizione, ma è quella di rinnovare la sottomissione ad un Dio padrone. Morganti afferma di essere colpito dalla similitudine delle esperienze di premorte con processi iniziatici sciamanici con o senza utilizzo di piante psicotrope. Questo è vero. Cioè, questo dico io ed è vero. Da questo, costruendo un parallelismo fra stato di premorte e viaggio iniziatico, ne deduce. La morte in questa luce appare quindi l'unica iniziazione che è accessibile a tutti gli uomini contemporanei e il rapporto dell'uomo contemporaneo con essa non può quindi che essere vissuto come un'iniziazione con tutte le caratteristiche sfumature di paura, del sacer, del tremendum, dando ancora una volta di più ragione a Mircea Eliade quando nota che l'uomo contemporaneo custodisce in sé, nel proprio subconscio, il sacro anche quando venga razionalmente rimosso.
A Morganti interessa rinnovare il controllo sull'essere umano, non liberare l'essere umano dal controllo. Proprio perché vuole rinnovare il controllo, non considera che l'illuminazione sciamanica è un rito di nascita e non un rito di morte. Non comprende come quegli effetti altro non sono che elementi del divenuto umano, forgiati dall'essere umano mentre spicca il balzo nel divenire. La nascita è il più grande fenomeno di magia in quanto è la trasformazione di se stessi in funzione di un intento, divenire. Quando si percorre un sentiero di stregoneria non si muore, ma si nasce. La nascita è l'elemento centrale attorno al quale ruota il divenire dell'apprendista stregone o dello sciamano. Partendo da quest'ottica, gli effetti NDE altro non sono che una risposta soggettiva alla crisi in corso attraverso la quale fondare il proprio divenire. È una risposta in potenza, ma non in essere. Gli effetti percepiti e descritti sono ancora risposte fisiologiche, tali però da annientare la descrizione del mondo, quella che Morganti definisce razionalità, predisponendo il passaggio della coscienza dell'individuo dal corpo fisico al corpo luminoso. Quel passaggio è un'esplosione di energia vitale e consapevolezza, anche se la morte del corpo fisico abortisce il corpo luminoso. Nelle esperienze NDE noi ci troviamo di fronte a delle persone che vivono stati traumatici. Se dovessero morire, morirebbero in un istante. Non sono persone che muoiono lentamente dissolvendosi. Vedremo le persone che muoiono lentamente dissolvendosi negli esperimenti di Groff. Proprio perché sono risposte fisiologiche a sollecitazioni specifiche, si manifestano anche nei processi iniziatici, come risposta alla disciplina e alla sobrietà impostasi dall'individuo. La paura e il tremendo sono sensazioni diverse, anche se per descrivere situazioni diverse si usa lo stesso vocabolo. La paura e la disperazione per il tremendo di chi è vissuto distruggendo la propria esistenza è diversa dalla paura, fra virgolette, e dal tremendo, fra virgolette, di chi che affronta l'individuo nel momento in cui si appresta ad affrontare l'inconoscibile trasformandolo in sconosciuto. Si usa sempre il termine di paura e di tremendo, ma rappresentano sentimenti diversi. Il primo rappresenta la consapevolezza di chi affronta la dissoluzione cosciente di aver perso l'occasione della propria esistenza, e il secondo rappresenta il timore di chi si appresta ad affrontare una nuova vita per costruire il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti. Attraverso le parole di Mercè Eliade, Morganti scopre l'esistenza del sacro. Egli non è in grado di definire la sostanza di quel sacro, che per gli esseri della natura è energia vitale che, compattandosi all'atto del concepimento, tende a trasformarsi in feto per fondare il divenire come essere fisico. Una vita, quella dell'essere umano per quanto ci riguarda, altro non è che un arricchimento della sua carica vitale, della consapevolezza e del sapere col quale si è affacciata all'esistenza. Paura e tremendo definiscono cose diverse, ma per Morganti hanno un solo significato. Egli è creato ad immagine e somiglianza del suo Dio. Dunque la sua ignoranza dello sconosciuto è lo stesso sapere millantato da Gesù mentre distrugge gli esseri umani. Nello stato intermedio, Morganti deve risolvere il problema, far coincidere la propria concezione religiosa con quella degli sciamani, e per far questo deve ricorrere alla forma del giudizio, fra virgolette, dove il giudizio modifica il post mortem a seconda del tipo di vita condotto dalla persona. Morganti deve rendere tutto uguale in quanto tutto è frutto della creazione divina. Come esiste nella teologia cristiana il giudizio di Dio, in modo similare si trova il giudizio in ogni altra cultura. La differenza sostanziale è che mentre lo sciamano è il praticante di ogni altra forma religiosa di relazione col circostante, in grado di sviluppare se stesso e dunque in una relazione di premorte è in grado di ritrovare i momenti fondamentali nei quali la sua scelta, attraverso l'esercizio della sua volontà, ha costruito. Questo non è possibile per il cristiano, che ha esercitato la sua volontà soltanto come volere di sottomissione, votandosi all'autodistruzione. Per questo motivo il cristiano demanda il giudizio al Dio di cui si ritiene immagine e somiglianza, mentre per lo sciamano e lo stregone questo è sviluppo del proprio potere di essere,
per il cristiano è mito consolatorio della propria disperazione derivato dall'aver sprecato la propria possibilità. Il cristiano può soltanto sentir parlare delle esperienze da chi non si è ancora sottomesso, ma non sono sue esperienze. Questo è il modo con cui Morganti ricapitola tutto. Primo, queste sono le esperienze di premorte di cui parla Morganti. Un tempo di distacco, ma non precisa per cosa. 2. Uno stacco dell'anima dal corpo. 3. Una ricapitolazione del proprio percorso di vita e giudizio con l'intervento diretto delle divinità. 4. Se il giudizio è positivo, la fusione con la luce divina. 5. Una barriera che non si può valicare e che costringe a tornare indietro. Afferma Morganti. Questa rete di similitudini non possono essere casuali, ammesso che nell'universo esista qualcosa di simile al caso e non semplicemente la cifra ignota di un ordine cosmico. L'errore di Morganti è quello di considerare gli esseri umani uguali quando sono diversi e diversi quando sono uguali. Cosa rende un essere umano diverso da un altro? È la fondazione del suo divenuto, le scelte attraverso le quali ha seguito le sue trasformazioni, le condizioni nelle quali ha potuto operare le sue scelte. Cosa rende un essere umano uguale ad ogni altro essere umano? Il fatto di appartenere alla propria specie, il fatto di appartenere allo stesso sistema sociale. Egli legge gli effetti NDE partendo da un preconcetto di fondo. Ciò che si stacca è l'anima creata da Dio. Balle. Ciò che si stacca è il corpo luminoso che il divenuto soggettivo dell'essere umano ha costruito. Lo ha costruito attraverso le proprie scelte, esercitando la propria volontà in quanto essere umano. Egli ha esercitato la volontà e le determinazioni dell'essere umano. Chi non stacca il corpo luminoso, chi non ha usato la propria volontà, chi ha costruito sottomissione, lo ha fatto comunque come essere umano. Le determinazioni erano uguali, diversa era la direzione e l'intento nelle quali i soggetti esercitavano la loro volontà. La disidentificazione col proprio corpo può essere sostanziale o allucinatoria. Sostanziale per chi ha esercitato la propria volontà sviluppando il proprio corpo luminoso. Allucinatoria per chi ha imposto la sottomissione e l'umiltà. Perché esistono entrambi? Perché i centri sensori del cervello sono presenti in quanto siamo esseri umani. In una situazione critica agiscono e producono effetti chimici e connettivi, effetti e sensazioni che diventano elementi propedeutici al parto del corpo luminoso qualora si sia vissuto sviluppando il proprio potere di essere. Effetti e sensazioni che rappresentano effetti illusori in quanto sono fine a se stessi qualora il potere di essere sia stato sacrificato sull'altare della sottomissione. Anche la ricapitolazione del proprio percorso esistenziale non è sempre presente nelle esperienze. Solo chi ha il corpo luminoso può rivedere i momenti nei quali fece le scelte attraverso le quali lo ha costruito e non ha permesso che la sottomissione imposta si appropriasse del proprio essere. L'intervento delle divinità è legato al condizionamento educazionale dell'individuo e interviene solo nelle situazioni allucinatorie a seconda del tipo di condizionamento educazionale subito. Vediamo come nella relazione di Bianchi, è una relazione che tratteremo più avanti, come l'uso dell'iboga, è una pianta che serve a portare allucinazioni fino a stati di coma, porta a vedere nelle situazioni di coma indotto dalla sostanza il giaguaro sacro per gli abitanti delle foreste del Gabon, mentre gli abitanti delle città del Gabon, in gran parte cristianizzati, hanno allucinazioni di santi, Gesù, apostoli o la Madonna. Ma l'iboga attiva i recettori, non sviluppa il corpo luminoso. Morganti si esprime nella libera interpretazione della bontà divina del suo Dio. Egli non può comprendere, data la sequenza delle sue scelte, come non esiste una luce divina che lo attende, ma nel soggetto si sviluppa il desiderio e la necessità di trasferire la propria coscienza di sé sul corpo luminoso. Desiderio negato o vissuto come paura se il corpo luminoso non è ancora pronto, ritorno con terrore, o se c'è la possibilità di arricchirlo ulteriormente, ritorno senza paura. Le similitudini
non indicano un ordine cosmico, ma indicano un divenuto della specie, della natura, un divenuto che non può essere distrutto dalla sottomissione, ma che ognuno ha il dovere di arricchire attraverso l'esercizio della propria volontà e delle proprie determinazioni verso la libertà del fare per costruire il proprio potere di essere. Dopotutto, il pregiudizio con cui Morganti ha condito il suo scritto, ecco chiedere la rimozione dei pregiudizi. Lui li chiama così, di tutti gli altri, al solo fine di imporre il proprio, e pone tre domande a conclusione del suo sproloquio. 1. Al di là delle strumentalizzazioni neospiritistiche delle esperienze di premorte, cosa può rassicurarci sul fatto che queste non si riducono solamente a vissuti psichici collettivi? A buon ragione Morganti pone questa domanda. Egli sa, come ogni cristiano, quanto potere coercitivo abbia articolato la Chiesa cristiana cattolica dai vissuti psichici e dalle allucinazioni di pazzi attraverso i quali confermava l'esistenza del suo Dio. I cristiani temono la concorrenza. Vissuti psichici collettivi, senza il condizionamento educazionale che li porta a vedere Dio, Gesù o la loro Madonna, per loro rappresenta un'esperienza terribile. Chiunque sa perfettamente che questi fenomeni sono soggettivi, appartengono al divenuto di ogni singolo individuo. Ogni esperienza è propria e non può essere allargata agli altri esseri umani se non come modalità di rappresentazione. In altre parole, ogni essere umano cammina con due gambe, qualcuno con tre, qualcuno con una, qualcuno zoppica, qualcuno ha la sciatica, qualcuno ha un dolore al ginocchio, qualcun altro ha il tendine d'Achille infiammato, qualcuno salta oltre 9 metri, qualcun altro striscia. Comunque, l'essere umano cammina sempre con due gambe. Così la percezione dell'NDE si manifesta attraverso gli stessi recettori per tutti gli esseri umani, si traducono i fenomeni all'interno del pensato della ragione, ma appartiene sempre al divenuto del singolo essere umano. L'importanza è tale solo per il singolo essere umano. L'NDE non conferma l'esistenza di un Dio creatore, semmai lo nega, lasciando intravedere come la costruzione del corpo luminoso del singolo individuo sia in armonia col circostante. La volontà del singolo essere umano con la volontà del circostante, la luce del singolo essere umano con la luce del circostante. L'essere umano ha un Dio che può crescere dentro, il singolo essere umano che vive esperienze è in grado di percepire la consistenza, lo spessore, la profondità, il grado di coinvolgimento, la volontà e le determinazioni espresse. Ok. Al di là di ogni strumentalizzazione, queste esperienze ci dicono che abbiamo un fine come esseri, un fine che non deve essere dimenticato attraverso la sottomissione. Seconda domanda che pone Morganti. In che modo possiamo fondare la pretesa di interpretare lo stesso ventaglio fenomenologico delle esperienze di premorte in un modo diverso da quello simbolico, d'altronde tipico dell'espressione psichica non razionale? Questo è freudiano, Liberandoci dal condizionamento educazionale e sviluppando il nostro potere di essere in alternativa alla sottomissione imposta dagli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. L'uscita dal condizionamento educazionale ci permette di uscire dalla costrizione della descrizione del mondo, cosa del resto inconcepibile per un adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra, in quanto costui si ritiene creato ad immagine e somiglianza del suo Dio. Dunque, perfetto e immodificabile. Terza domanda che pone Morganti. Di per sé le esperienze di premorte, con la loro emblematica diffusione, sono in grado di provare qualche cosa di più oggettivo di un'esigenza visceralmente connaturata all'essere umano, il bisogno di trascendenza? Dimostrano una predisposizione sensoria dell'essere umano prodotta, comunque, dal divenuto della propria specie, dimostrando la possibilità di alcuni esseri umani, quando ci sono prove soggettive e non solo allucinazioni soggettive, di spostare la coscienza di sé dal corpo fisico al corpo luminoso, dimostrano il bisogno dell'essere umano di trasformare la morte del corpo fisico in nascita dell'essere luminoso. Ciò che negano è l'eterna vocazione alla trascendenza,
che tradotto in termini cristiani equivale all'assoggettamento al macellaio di Sodoma e Gomorra. Dunque, per un cristiano non prova assolutamente nulla se non la sconfitta del proprio divenuto. E questo è il commento al discorso di Morganti. Poi abbiamo, oltre al discorso di Morganti, c'è un piccolo discorso fatto da che ci facciamo per Piero Cassoli. Piero Cassoli non lo commentiamo. Perché? Perché Piero Cassoli è una persona molto coerente con se stessa. Cioè, nel senso che è un parapsicologo, che è un medico parapsicologo che ha lavorato moltissimo e che ha studiato moltissimo questi fenomeni. Pertanto non mi dilungo molto al commentare, anche perché cosa è successo? È successo che io ho preso appunti durante il congresso, attimo per attimo, e dopodiché, man mano che passava il tempo, man mano che scrivevo questo libro e scrivevo al commento degli interventi, il tempo passava, dovevo sempre di più riferirmi sia ai miei appunti sia alle relazioni scritte. Piero Cassoli non lasciò la sua relazione scritta. Allora mi sono dovuto lavorare soltanto sui pochi appunti che avevo preso. Per cui sia il fatto che il suo intervento fu estremamente apprezzato e nello stesso tempo ha detto praticamente cose in linea alle mie, per cui non valeva la pena neanche fare un lungo commento. Mentre invece per Morganti, essendo dall'altra parte, cioè essendo uno che aiuta a mettere in ginocchio bambini davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, il discorso è molto più articolato. Piero Cassoli, medico laureato in medicina psicosomatica, parapsicologo. Per quanto riguarda la relazione di Cassoli, devo basarmi esclusivamente solo sui pochi appunti presi. Cassoli mette in rilievo il fatto che le religioni danno risposte insufficienti al dopomorte e pertanto si trovano spiazzati davanti alla ricerca sui fenomeni NDE, e devono piegarli per farli aderire ai propri insegnamenti. Cassoli si dimostra molto critico nei confronti dell'intervento di Morganti, affermando che lui potrebbe rispondere alle ultime tre domande senza poste, senza molti problemi. Cassoli afferma inoltre che le esperienze NDE rappresentano una sorta di grimaldello della parapsicologia per aprire la porta della scienza ufficiale. Purtroppo per lui la scienza ufficiale è solo esercizio di potere e dominio, non ricerca di liberazione umana, e pertanto è pronta ad avallare le cose più assurde, tipo scoperto il gene responsabile dell'aggressività o imbecillità del genere, pur di impedire agli esseri umani uno spazio di libertà. Ritengo importante la sua affermazione secondo cui farmaci e alcol inibiscono i vissuti psi. Dice una grande verità, in quanto molti medicinali e l'alcol trasformano l'energia vitale di cui il cui accumulo e articolazione forma il corpo luminoso in energia vitale stagnata. Questa è la sua distruzione, anche se la sua presenza non preclude alle esperienze allucinatorie. E questo, qua chiudiamo il discorso fatto per Cassoli. Vabbè, e dopo Cassoli ci facciamo un altro personaggio. Facciamo un altro personaggio, dovrei farci sì, circa 20 minuti, ed è John Bilof. Bilof è professore presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Edimburgo dal 1963 al 1985. Bilof illustra le varie ipotesi sulla descrizione della vita dopo la morte e inizia da che cosa si pensa oggi della morte, oltre la morte, e da questa concezione non trae la visione della vita. Sembra che questo non sia il suo compito, o non lo ritiene il suo compito. Bilof premette la propria relazione affermando che a lui non importa la vita oltre la morte, si dichiara agnostico e vive giorno per giorno. L'importante è vivere, e la morte sarà quello che sarà. Implicitamente egli fa un'affermazione fondamentale. Tendendo a vivere al meglio, non pone condizioni alla propria esistenza, affrontandola per quella che è, al di là che ne sia cosciente o meno. Affrontando e superando le sfide che il quotidiano pone, di fatto si sottrae all'assoggettamento di una fede e proietta se stesso. Questo gli consente di valutare con certo distacco le ipotesi di vita dopo la morte, che comunemente vengono espresse. La prima di queste, secondo lui, è il concetto della vita fisica come sogno, che attraverso legami telepatici continua. Un mondo di immagini come prodotto di molte menti,
Peccato che questa visione cozzi col centro telepatico. Gli esseri umani usano la telepatia o sono la telepatia? E in quanto telepatia esseri? Cosa è rimasto dell'essere dopo la morte del corpo fisico quando la telepatia continua ad esprimersi? Se l'essere vive in un mondo di immagini, allora l'essere vive. Bilov afferma inoltre che se i legami post-mortem sono legami telepatici, allora necessariamente quei legami possono avvenire anche con i vivi. Da qui, con quali vivi? Tutti i vivi. L'ipotesi del sogno non regge. L'essere sogna in quanto un corpo fisico, ha dei ricettori e dei manipolatori di ricezione, reticolato sinapsico, eccetera, all'interno del cervello e all'interno di se stesso. Se non possedessimo un corpo fisico, non sogneremmo. Ricordiamo che il corpo ricordiamo come il corpo fisico incubi il corpo luminoso e dunque quanto serve a costruire e a formare l'interazione del corpo luminoso col corpo fisico produce delle sensazioni. Queste sensazioni, fra le altre, si manifestano anche sotto forma di sogni o articolazione del sogno, anche se il sogno non è spesso espressione dell'interazione del corpo luminoso, e sono tali in quanto la centralità della nostra esistenza in questo momento è legata al piano fisico. Se fossimo un essere feto nella pancia di nostra madre, faremmo gli stessi ragionamenti circa la descrizione del mondo esterno? Lo stesso discorso vale anche per il concetto di reincarnazione. Questo presuppone dare importanza assoluta allo stadio di sviluppo in cui siamo. A seconda del tipo di reincarnazione accettato, significa considerare per lo sviluppo dell'essere umano post morte prioritaria la condizione di essere della natura. Significa non considerare lo stadio dell'essere della natura uno stadio transitorio e formativo dell'essere, ma uno stadio assoluto. L'essere umano deve continuare ad essere essere umano per conquistare sufficienti meriti per giungere non si sa bene dove. L'essere della natura deve continuare ad essere essere della natura per acquistare sufficienti meriti per giungere non si sa bene dove. Un marchio di nascita. A prova di questa tesi vengono portati i lavori di Stevenson del 1987, le sue ricerche fra bambini indiani che non appena hanno iniziato a parlare raccontavano di storie vissute in altre persone. In alcuni casi esaminati quelle persone erano morte di morte violenta e le tracce di alcune ferite sembra si trovavano sulla pelle dei bambini. Altre prove sarebbero basate sulla regressione autoipnotica. Ci sono alcune obiezioni che devono essere fatte. Non bisogna dimenticare che il bambino appena nato ha un'enorme quantità di connessioni nel reticolato sinapsico. Queste connessioni un po' alla volta si spengono a mano che il bambino impara ad organizzare il mondo circostante. Quando il bambino è ancora piccolissimo, ha delle capacità percettive diverse da quelle dell'adulto. Il suo sognare è diverso e i suoi sensi registrano in modo diverso. Inoltre, egli è ancora strettamente legato al proprio divenuto, a quello della madre e di tutte le sensazioni che lo hanno preceduto. Affermare che quei racconti, come l'ipotesi regressiva, siano testimonianza di una reincarnazione è pura superficialità. Sono non solo per il tipo di analisi, ma anche per non essere in grado di distinguere il principale dal secondario. Se ci fosse un filo fra molte reincarnazioni, il principale non sarebbe il corpo fisico, ma il filo che lega le varie sequenze del corpo fisico. Non si spiega né si determina da dove la sequenza di reincarnazione inizia e qual è il fine a cui tendere o se queste sequenze continuano all'infinito. Ancora una volta si ricorre ad un volere esterno, ad una volontà creatrice che una volta creata la scintilla, questa si reincarna fino ad un'ipotetica perfezione determinata dalla volontà creatrice stessa. Il creatore sarebbe per questo un essere talmente imperfetto e impotente da non riuscire a fare nulla da se stesso. Lo stesso discorso vale anche per i teosofi e gli gnostici. L'essere umano sviluppa la scintilla divina, produce il suo corpo luminoso, il suo corpo astrale, dopodiché non viene definito per quale fine né attraverso quali determinazioni questo effetto si produca. Anche i teosofi parlano di innumerevoli nascite e gli gnostici di elevazioni, ma ad entrambi sfugge l'ovvio.
ciò che hanno sotto il naso. La vita dell'essere e della natura è un'occasione attraverso la quale sviluppare il proprio corpo luminoso, renderlo sufficientemente forte per trasferirvi la propria coscienza di sé all'atto della morte del corpo fisico. Basta. Non serve andare oltre. L'oltre appartiene all'inconoscibile. Non tanto perché ci sia occultato, ma perché, rispetto alla percezione di esso, noi siamo come i feti nella pancia di nostra madre, rispetto al mondo in cui nasciamo. Mentre siamo nella pancia di nostra madre, il mondo in cui nasceremo è l'inconoscibile. Solo la nascita trasformerà l'inconoscibile in sconosciuto da esplorare, conoscere e descrivere. Andare oltre a questo, si riprodurrebbero relazioni a noi sconosciute in termini conosciuti, dunque allucinatori. Sarebbe più o meno come il tentativo di descrivere un rumore o una sollecitazione proveniente dall'esterno da parte del feto. La ridurrebbe e vi reagirebbe attraverso comunque il suo conosciuto. Infine Bilhoff ci parla della resurrezione della carne come promessa divina. Peccato che questo avrebbe dovuto avvenire un paio di migliaia di anni fa. Per quanto riguarda le obiezioni riportate da Bilhoff della vita oltre la morte, partono sempre dal pensiero di come debba essere, dovrebbe o potrebbe essere, la vita oltre la morte. In altre parole, il pensatore proietta se stesso, non si limita a sospendere il giudizio. Da questo presupposto, assistere al proprio funerale è un'ipotesi assurda, in quanto la proiezione del pensatore premette che tutto comunque deve essere sempre uguale al pensatore e a quanto produce il suo pensiero. Tutto deve essere sempre uguale. Tutto è uguale come noi lo conosciamo, in quanto quello che conosciamo è ciò che è, perché siamo creati ad immagine e somiglianza di un Dio creatore. E non possiamo essere diversi in quanto in quell'evidenza ci avrebbe creati diversi. In quell'evenienza, scusate, ci avrebbe creati diversi. Non esiste per questi autori un divenire se non come continuum del presente. Per loro non esiste un presente diverso dalle proprie descrizioni. Nulla può essere diverso in quanto Dio lo avrebbe creato diverso. L'individuo creato è l'unica costruzione che costoro concepiscono. Fuori di questa non esiste non solo l'ipotesi, ma non esiste sospensione del giudizio. Per loro diventa necessaria la ricerca delle prove. Si estende il metodo di ricerca e prova razionale laddove il razionale non ha spazio uscendo dai nostri sensi e dall'unicità della nostra descrizione. Questo non significa che non si applichi la logica e l'analisi razionale, ma diventa sommamente illogico e irrazionale spiegare ciò che non rientra nei sensi alla dimensione dei sensi stessi. Da qui l'esigenza irrazionale di dimostrare l'esistenza scorporata come un continuum dell'esistenza corporea e a riprova di questa l'identificazione della coscienza e della consapevolezza attraverso la memoria della sua precedente esistenza in vita. Così Giorgio IV, che credette di aver combattuto la battaglia di Waterloo, dichiara l'esistenza di un processo di reincarnazione. Critica la sopravvivenza dopo la morte dal punto di vista della scienza ortodossa. Dice, secondo cui l'attività mentale non rappresenta niente di più che un aspetto dell'attività del cervello. Senza cervello non ci può essere alcun tipo di coscienza. Il lato debole di questa affermazione sta nella centralità attribuita al cervello nella formazione della coscienza e del controllo del campo energetico dell'individuo. La debolezza è data dal fatto che chi, il declamatore scientista, parla e afferma, è un essere umano creato comunque da un Dio che afferma la supremazia del suo cervello sulla natura. La sua coscienza di sé c'era anche quando faticosamente la prima cellula strisciava fuori dal brodo primordiale e rivendicava davanti al circostante il proprio diritto all'esistenza. Che la coscienza noi la concepiamo solo come istinto è pura trasposizione delle descrizioni che noi diamo al mondo. Comunque non possiamo negare, oggi come oggi, due elementi fondamentali, la carica vitale della cellula e la sua capacità di risolvere i problemi della sua sopravvivenza. Dobbiamo riconoscergli anche la capacità di trasformarsi
per adattarsi alle condizioni oggettive e diverse incontrate, sia come volontà soggettiva, sia come selezione oggettiva della specie a cui appartiene. Riconosciuto questo, non possiamo più affermare che l'attività mentale sia frutto del cervello, ma dobbiamo estendere l'attività mentale, o almeno ad aspetti che concorrono a formarla, ad oggetti diversi dal cervello. Dobbiamo riconoscere che in ogni essere della natura, qualunque sia la sua specie e il suo divenuto, esiste sempre comunque un'attività mentale, anche se questa è priva di parola espressa, comunicazione interna alla specie, ma è tutto da vedere e da dimostrare, o descrizione del mondo. Lo scontro scientifico all'inizio del secolo attuale, secondo cui l'evoluzione dell'essere umano è avvenuta attraverso il cervello, si è risolto a favore di chi asseriva che l'evoluzione umana era dovuta alle trasformazioni fisiche di cui il cervello è una conseguenza. Ricordo che chi impose un'evoluzione dovuta agli indirizzi del cervello manipolò prove e reperti fossili per dimostrare quanto asseriva, più o meno come fanno i seguaci delle religioni rivelate. È stato un inglese che fece questa operazione, dopodiché un altro inglese invece mentre scavava in Sudafrica scoprì che l'evoluzione era venuta attraverso il piano fisico e non attraverso il cervello. Questo inglese che manipolò le prove mise insieme, credo, un cervello di, non so, di chiominide insieme a una mandibola di scimmia o roba di questo genere. Affermato questo, è necessario capire cosa sia o potrebbe essere il corpo di energia dell'essere della natura e i suoi processi di trasformazione. Processi di trasformazione che comunque non possiamo leggere dal punto di vista della ragione in sé, ma individuare il riflesso su di essi partendo dal vivere e dalle scelte dell'individuo. Partendo dall'assunto che un essere della natura ha delle caratteristiche, chiamiamole sottili, diversi dalla roccia, tali da determinare soggettivamente il proprio esistere e il proprio divenire, allora possiamo ipotizzare che quel qualcosa di sottile che determina l'esistenza possa esistere anche in sé e per sé. Noi dobbiamo parlare per fondare il nostro pensiero. Noi dobbiamo partire per fondare il nostro pensiero dal fatto che nel momento in cui pensiamo siamo dei divenuti. Quando eravamo esseri feti, non eravamo in grado di ipotizzare l'attimo presente, il nostro pensiero, né l'uso delle nostre determinazioni. Quanto ci circonda in questo momento era inconoscibile per il feto. Solo in un secondo tempo, dopo la nascita, è divenuto sconosciuto e scoperto progressivamente. Progressivamente l'essere è cresciuto. Sono cresciute di numero le sue cellule. Dunque, da un punto di vista meramente meccanicistico, possiamo dire che è aumentata la sua carica di energia vitale. A questo punto, nulla ci impedisce di affermare come questa carica di energia vitale relativa ad ogni essere della natura venga maturandosi e formandosi nel corso della sua esistenza, fino a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, esattamente come la morte dell'essere feto si trasforma in nascita dell'essere della natura. Per l'essere umano il problema si pone in maniera diversa. Un qualcosa misura la sua descrizione e il suo pensato. Questo può aiutare in maniera diversa la formazione del suo corpo luminoso. Questo può bloccare o distruggere la formazione del suo corpo luminoso. In che modo la descrizione e il suo pensato possono distruggere la formazione del suo corpo luminoso? In altre parole, quando il corpo luminoso può essere partorito o abortito? L'unico problema della vita, oltre la morte, affrontato da Paul Edwards, è una critica alla reincarnazione. Dimostrato assolutamente inconsistente il concetto di inferno e paradiso, elaborazione platonica, l'unico concetto attraverso il quale si controllano gli esseri umani, rimasto da confutare, è il concetto di reincarnazione. Secondo Bilhoff, Edwards ridicolizza le prove portate da Stevenson sulla reincarnazione. In effetti sono giochi molto labili in un contesto culturale molto particolare. Il problema della reincarnazione è un falso problema, in quanto sposta all'infinito il divenire senza stabilire il punto di inizio.
quando si sposta all'infinito senza stabilire il punto di inizio. Inoltre, cito Bilov, la reincarnazione è basata sulla dipendenza della coscienza del corpo e, più particolare, dal cervello. Più che altro, la riproduzione della coscienza dipende dal corpo fisico, il quale diventa centrale rispetto alla coscienza stessa. Non è più la coscienza o la mente il momento centrale dell'individuo, ma è il suo corpo fisico che riproduce l'infinito la coscienza. Ciao. Edwards. Allora, finisco un attimino e dopo do subito il posto ai ragazzi finché si sistemano. Edwards lega la coscienza alla mente e al cervello e là la ferma. Troppa poca cosa per chi considera gli esseri privi di cervello esseri senza coscienza. Le controprove della vita fuori dal corpo sono date dalle esperienze OBE e dalle esperienze NDE. Queste esperienze, specie le NDE, possono essere riconosciute come prova in quanto c'è un testimone, spesso un medico o delle infermiere, che raccolgono il racconto a risveglio e costituisce prova quando ci sono dei riscontri oggettivi. Le NDE forniscono prove dell'esistenza, almeno in molti esseri umani, di un corpo luminoso, in quanto se la coscienza si può staccare dal corpo fisico, allora non c'è motivo da dubitare che anche la morte porti a questo tipo di distacco. Anche i fenomeni psi, più o meno provati, dimostrano un'autonoma percezione fuori dal normale uso del cervello. La coscienza avvolge l'individuo e anche se la capacità di sentire nei fenomeni psi si concentra nel cervello, non è la struttura del cervello che noi usiamo quotidianamente. La filosofia e la scienza sono ancora costruite sull'immagine dell'essere umano creato a somiglianza del Dio, dunque perfetto e immutabile. Questa concezione attraversa l'intera attività umana, bloccandone il processo di trasformazione. Il concetto filosofico, anziché rappresentare un punto di partenza per un ulteriore sviluppo dei sistemi sociali umani, rappresenta una barriera per rendere sempre più difficile il divenire degli esseri umani. Ecco come i concetti socialmente e militarmente imposti, come la promessa della resurrezione, il giudizio che determina il paradiso e l'inferno, il concetto di reincarnazione, sono delle zavorre che avvolgono l'umanità al solo scopo di impedire la fondazione del suo futuro. La fede ha l'unico scopo di distruggere il divenire degli esseri umani e la fede acritica è il primo nemico da distruggere quando si è determinati a costruire un cammino di libertà. Questo, a mio avviso, può essere il senso della critica filosofica alla sopravvivenza dopo la morte. Ad ogni formulazione corrisponde necessariamente una costruzione filosofica come descrizione dell'angolatura con la quale l'essere umano guarda il proprio divenire. Il punto di partenza determina necessariamente lo sviluppo ulteriore che può essere l'asservimento e la distruzione dell'essere umano o il suo sviluppo e la sua dilatazione nel circostante. Le ipotesi della sopravvivenza dopo la morte portate da Bilov altro non sono che blocchi posti da buoni pastori per impedire lo sviluppo degli esseri umani, blocchi che servono per trasformare gli esseri umani in bestiami di un gregge a condurre al macello. La fede non solo non smuove le montagne, ma in compenso blocca i cervelli e la formazione del divenire degli esseri umani. Bene, io non prendo telefonate perché chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo e vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15. Questo abbiamo letto oggi Bilov e abbiamo finito Morganti e continueremo fino alla fine del libro. Grazie per avermi ascoltato, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi ricordo domani sera alla biblioteca di Crespano del Grappa conferenza dibattito con Mauro Graziadei, la filosofia trialistica organizza Studi Veneti. Grazie ancora per l'ascolto e a risentirci a giovedì prossimo.